Allora, ciao ragazze, oggi volevo fare questo video per farvi vedere gli ultimi acquisti fatti da Essence e dalla Kiko e poi qualche orecchino che ho preso da H&M e da Accessorize. Allora, vi faccio rivedere questo qui, il pennello che avevo preso. Scusate anche per le condizioni, ma sono sveglia da poco e quindi sto un po' così. Allora, questo è il pennello che ho preso da Essence. Sto qui, quello bianco con le setole rosa. Adesso lo vedete un po' sporco perché l'ho usato proprio ieri sera e quindi ancora non l'ho lavato. Adesso è tutto brutto. Vabbè, è un pennellino piccolissimo, veramente, non so. Guardate, questo è il palmo della mia mano. È minuscolo, ma per il blush, cioè io mi ci trovo benissimo. Prende bene la guancia, comunque va a sfumare. Le setole sono morbidissime, veramente sono di una cosa. Il primo giorno che l'ho preso sono stato tutto il tempo così a accarezzarlo praticamente. L'ho pagato 3,49 euro e l'ho trovato, come ho già detto nel video, l'ultimo video che ho fatto, quello del tag, non l'ho trovato da alla Essence dove vado io di solitamente a Parco Leonardo, ma al Da Vinci, che è praticamente quello che sta, il centro commerciale che sta prima di Parco Leonardo, comunque chi è di qua penso che lo sappia. Alla Coin mi pare, o alla Coin, sì. Hanno messo uno stand fornitissimo perché secondo me l'hanno messo da poco, quindi ancora non era stato depredato. E ho trovato questo pennellino qui. Ok, poi sempre l'Essence ho preso 4 smalti. Allora, ho preso questo qui che è il Quick Dry Top Coat. Non avevo un top coat e quindi ho fatto, vabbè, proviamo questo che oltre a rendere le unghie lucide, le dovrebbe far asciugare anche più in fretta. E l'ho provato perché l'avevo messo sopra, vabbè, un altro smalto e questo ce l'ho messo sopra. Effettivamente è come se lui creasse una pellicola, non è uno smalto proprio appiccicaticcio come uno smalto normale, è più una pellicola. Non è male, non mi ricordo quanto l'ho pagata, beh, comunque i prezzi dell'Essence super giù li sapete. Poi ho preso della collezione Show Your Fit, questo qui, questo verde che è il 10 in the jungle, sì, che l'ho fatto sulle unghie. Questa è solo una passata, guardate. Non so dove farvelo vedere. Questo qua, solo una passata. Non è male, anzi è un bel colore, è un bel verde foresta, ecco, così proprio azzeccato il nome. Ok, poi ho preso due smalti della sono Nail Art Twins Glitter Topper. Ho preso questi due, allora il rosa e l'azzurro. Questo azzurro l'ho visto su un video di una ragazza, adesso non mi ricordo il nome, che l'aveva sulle unghie ed era stupendo, coprentissimo, insomma con due passate riuscite a fare un bello strato di smalto. E guardate, questo è l'azzurro, due passate. Fate conto, per essere comunque uno smalto solo in glitter, la coprenza è altissima secondo me. E questo invece è rosa. Adesso vabbè, non fate caso che l'ho messo male, ma giusto per farvi vedere il colore. L'azzurro è il 03, il Clyde penso si pronunci, mentre il rosa è lo 01 Lewis, Lewis. No, vabbè. Ok, quindi questi non mi dispiacciono affatto, anzi, molto carini, ci mettono un po' ad asciugare però, l'unica pecca è quello. Mentre hanno le stesse forme, solo che uno va sul fucsia e il rosa chiaro, mentre l'altro è l'azzurro con dell'argento. Ok, passiamo alla Kiko. Sono andata alla Kiko l'altro giorno con due mie amiche e ho preso due ombretti. Allora, adesso sì, non so come farvelo vedere perché l'ho messo dentro la palette, ma uno si è rotto. Allora, ho preso il numero 44, che è questo. No, è caduto. Sopra il mio materasso è caduto, naturalmente. Aspettate, facciamo così, poi dopo. Allora, questo qua, questo violetto, io spero si veda. Questo qua è il 44. Questo, no, questo l'ho preso in offerta. Lo faccio vedere sul dito. Oddio. È un bellissimo colore, bellissimo veramente, mi piace tantissimo. Per trovarla ci sono state 2 ore perché smucinando, non so se avete presente quando stanno in saldo da Kiko, dovete smucinare dentro quelle ceste, insomma. E poi ho preso quest'altro colore che a me piaceva tanto, ma guardate come si è ridotto, questo verde, che è il 109, che è un verde tipo lo smalto, forse un po' più, leggermente più chiaro dello smalto questo qua, che è della collezione quelli nuovi, quelli più pigmentati. Questo è il colore. E faccio vedere matte completamente senza brillantini, bellissimo, un bel colore intenso, stupendo. Questo l'ho pagato quanto, non so quanto costano gli ombretti nuovi. Ok, questo viola è bellissimo secondo me. Bene,
Poi ho preso un altro come si chiamano questi? Ah no, è Long Lasting Stick Shadow. Io avevo già questo qui, che era il 13, questo violetto, colore un po' strano, che sta bene anche con questo ombretto secondo me. Guardate, veramente sono identici. E poi ho fatto, vabbè, ci sono, ne prendo un altro. E questo era il colore che avevo già visto che mi piaceva tantissimo, che è il numero 11. Questo verde, cioè voi ditemi se non è bellissimo, ma sulla mano se lo mettete, se ancora non l'ho mai usato, eh. È un colore pazzesco, secondo me questo tanto mi piace. Non capite, potete capire quanto può essere bello. Infatti penso che lo userò più presto perché è una cosa spettacolare. Ok, e questi l'ho pagato sempre 6,90 euro, mi pare. Ok, adesso tutte le mani imbrattate. Poi, come vi ho detto, sono andata da H&M, il giorno che ho preso il pennello, qui oppure che è cata la macchietta per il vento, e ho preso questi orecchini. Allora, l'ho pagato di 2,95 euro, eccoli qua. Allora, sono quattro orecchini, quei due non li ho rimessi, sono ovviamente questi due che mancano, questi due buchini, sono questi qua a fiocchetto. Sono dei fiocchetti di stoffa, neri, carinissimi, piccolini comunque. Ok, e poi ci sono questi brillantini che io ho già messo, li lascio magari se non voglio stare a pensarci troppo. Due cammei che io adoro, io veramente mi farei tutti i gioielli così perché secondo me sono bellissimi. E poi questi due che vabbè non mi piacciono ma già erano compresi, quindi niente. Ok, e c'erano anche in un'altra versione, mi pare. Sì, con i fiocchetti azzurri, di un altro, o argentati o azzurri, non mi ricordo, però cambiavano le colorazioni. Tipo questo era questo in oro, color oro, e quello in color argento, ecco questo. Poi invece sono andata da Accessorize e per 8,90 euro ho preso tre orecchini. Allora, i primi sono questi qua, se sono dritti, sono questi fiocchetti. Poi ho preso queste perline. Allora, le faccio vedere, queste qui. Stavo sempre insieme, erano tre set di orecchini. E poi più che altro le ho prese per queste roselline che mi piacciono troppo, roselline rosse. Sono stupende secondo me. Anche perché c'erano un po' più grandi, sole singole, costavano 8,90 euro. Ho fatto, vabbè, a questo punto prendo tre ombretti, tre orecchini e pago sempre 8,90 euro, però ho un po' più di scelta. Giustamente ha delle cose bellissime, ma penso che quando non è periodo di saldi sia inavvicinabili. Però vabbè, mi piacevano, infatti le prendo. Ok ragazzi, questo era il video haul. Penso che ho parlato un po' troppo, ma vabbè. Ci vediamo al prossimo video, un bacione!